Si archivia anche l'edizione 2016 di Oro Arezzo, la 37esima edizione, e si apre quindi il tempo dei bilanci. E noi abbiamo avuto oltre 18.000 ingressi in questi giorni di fiera. È evidente che in questo momento i mercati principali stanno soffrendo, gli ordini sono molto prudenti. Parlando con gli operatori mi dicevano che la grandezza media dell'ordine rispetto allo standard è di un terzo della metà. Un'apertura ai nuovi mercati, l'avete richiesta, c'è stata? C'è stata, l'abbiamo richiesta, l'abbiamo cercata e l'abbiamo voluta, direi, perché appunto partendo dal presupposto che questo territorio è particolarmente specializzato, soprattutto in certi paesi, è ovvio che quando vanno in crisi quei paesi il nostro territorio soffre. Quindi abbiamo cercato gli Stati Uniti, abbiamo cercato i paesi ex Unione Sovietica, ma anche paesi asiatici come la Malesia, che cresce in questo momento a 2 punti di PIL. L'edizione ci ha soddisfatto dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento stesso. Purtroppo ci sono problematiche a livello internazionale che impediscono al settore orafo, al comparto orafo tutto, di procedere bene. Siamo un po' spaventati, speriamo che nel futuro prossimo le situazioni cambi. Diciamo che i compratori sono cauti negli acquisti, perché chiaramente l'instabilità non porta ad avere fiducia e quindi a sbilanciarsi. Però si vede che c'è la voglia ancora di acquistare, credono ancora nel gioiello, diciamo. Ci sono stati numerosi contatti e speriamo si concretizzino in degli ordini sostanziosi per le aziende. Quali sono i mercati più interessanti? I mercati più interessanti rimangono senza dubbio i mercati dei paesi arabi e il Nord America. I clienti, sicuramente qualche cliente è venuto a mancare rispetto agli altri anni, però alcuni nuovi mercati, solo dei piccoli contatti abbiamo avuto. Io credo che non sia questa qui la fiera giusta per aprire anche nuovi mercati, perché è in fase di crescita, ci sono altre fiere molto più grandi internazionali, tipo Hong Kong, tipo Bangkok, che forse sono più adatte. Come vendite più o meno abbiamo venduto a clienti che conoscevamo, poca gente nuova e poco motivate. Cosa vi aspettavate? Un po' di meglio, ma purtroppo il mercato adesso non è che tira molto, quindi non è che c'era da aspettarsi molto di più, onestamente.